Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Andiamo a vedere le novità che Apple ha introdotto su iOS 7.1 Beta 3. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di iPhoneItalia.com. Io sono Andrea Cervone e vi farò vedere le funzioni nuove e le novità grafiche introdotte da Apple in iOS 7.1 Beta 3. Iniziamo subito dall'elenco delle novità, io ve le leggerò, quelle più importanti le vediamo insieme. Cambia la build del firmware, chiaramente il numero rispetto alla precedente beta, l'aggiornamento è disponibile esclusivamente agli sviluppatori dell'iOS Dev Center, potete scaricarlo o dalle impostazioni aggiornamento software se avete una precedente beta o dall'iOS Dev Center. Chiaramente l'installazione è disponibile per i soli dispositivi registrati sul portale degli sviluppatori. Per quanto riguarda l'aggiornamento ufficiale ci sarà ancora da attendere. L'aggiornamento è disponibile per iPhone 4 successivi, iPad 2 successivi, iPad mini e successivi e iPod Touch di quinta generazione, che in questo caso non abbiamo aggiornato perché lì c'è iOS 7.0.4, su cui vedremo insomma le differenze. Partiamo subito dalla novità un po' più discussa, perché considerate che questo è un iPod jailbroken, quindi le animazioni sono un po' velocizzate, però la beta 2 di iOS 7.1 rispetto ad iOS 7.0.4 velocizzava un po' le animazioni. Adesso le animazioni sono sì più veloci rispetto a quelle di iOS 7.0.4, però rispetto a quelle che conoscevamo nella beta 2 sono un po' rallentate, però restano appunto più veloci di quelle di iOS 7.0.4. Nuovo design per alcune icone, miglioramenti evidenti per l'app telefono, FaceTime e messaggi. Le icone sono un po' meno flat, non so se notate la differenza, ma soprattutto cambia il colore. In questo caso su iOS 7.1 beta 3 le icone telefoniche, diciamo, sono un po' più scure rispetto a come lo sono nell'ultima versione pubblica di iOS. È stato risolto un problema relativo alla creazione di un nuovo account iCloud che c'era sulla beta 2, corretto un problema con la riproduzione degli audiobook nell'applicazione musica, piccole modifiche nell'interfaccia di Safari relative principalmente ai preferiti e poi arriviamo alle novità un po' più interessanti. Modifiche grafiche importanti sia per quanto riguarda la schermata di spegnimento, vi faccio vedere la differenza. Vedete, rispetto all'interfaccia di iOS 7.0.4 che conoscete tutti o anche della precedente beta, qui abbiamo, vedete, qui facevamo così, diventava più scuro lo sfondo e basta. Invece sulla beta 3 di iOS 7.1, scorrendo questo pulsante, vedete, tutto lo schermo si spegne lentamente fino a quando appunto l'iPhone non viene completamente spento. Modifiche grafiche per l'app telefono importanti, le vediamo subito, chiaramente su iPod non le possiamo vedere, però iniziamo dal tastierino leggermente modificato e poi facciamo una chiamata test per vedere insomma i nuovi pulsanti di risposta sia nella schermata di blocco sia nella home. Digito un attimo il numero, sto chiamando in questo momento, noterete sia i nuovi pulsanti per rispondere, per rifiutare una chiamata, sia i nuovi pulsanti per le funzioni promemoria e per rispondere con messaggio alla chiamata. Stiamo chiamando in questo momento, vediamo. Ecco qui, allora ci sono nuovi pulsanti circolari, vedete, non più quelli classici rettangolari che avevamo in precedenza, rifiuta e accetta. Ricordalo o con messaggio, insomma, possiamo scegliere le opzioni che preferiamo. Rifiutiamo la chiamata. Adesso riproviamo una seconda chiamata, però aspettandola nella schermata di blocco, così vediamo la differenza. In questo caso avremo un pulsante simile a quello per rispondere alle chiamate, per spegnere il dispositivo che abbiamo visto prima. Ecco qui. Molto simile come pulsante a quello per spegnere l'iPhone, su iOS 7.1 beta 3. Anche in questo caso scorriamo chiaramente e si risponde. Da notare che in entrambi i casi, praticamente scorrendo qui, il pulsante stesso e lo slider si accorcia. Una modifica chiaramente piccolina, ma che sta dividendo, insomma, perché a molti è piaciuta, a molti altri non è piaciuta. Il Touch ID, che in questo momento mi ha tradito, probabilmente perché non sono messo benissimo come posizione, però sembra funzionare meglio su iPhone 5S. Già funzionava bene nella beta 2, in questa beta 3 più o meno siamo sugli stessi livelli, se non pure
un pelino più in alto. Vediamo un'altra interessante funzione, ossia la possibilità, introdotta sempre nella beta 3 di iOS 7.0, scusate, di iOS 7.1 beta 3, che non è presente invece in precedenza. Una curiosità, la luminosità automatica adesso viene disattivata di default, quindi dopo un'installazione nell'aggiornamento praticamente dovete attivarla. Torniamo all'effetto parallasse. Vedete, quando qui probabilmente sono dei problemi. Comunque, abbiamo animazione sì, animazione no. Possiamo scegliere se utilizzare l'effetto parallasse, quindi il movimento delle icone dietro lo sfondo, viceversa, scusate, oppure no. Allora, noi impostiamo sì, è praticamente come già avevo impostato io, e qui c'è un movimento minimo, ma c'è delle icone. Se disattivo questa funzione e faccio di nuovo imposta, lo schermo è completamente fermo, quindi non si verifica quella leggera quello legge, quel leggero spostamento delle icone che conosciamo tutti. Andiamo avanti, modificato il design della tastiera, poco ma è stato modificato. Adesso i tasti sono un po' più, diciamo, le lettere, i numeri nella tastiera sono un po' più evidenti, specialmente quando usiamo la tastiera in bianco. Nuovi tasti ripeti casuale nell'app musica, non cambia molto, non ve li faccio neanche vedere. Poi c'è una nuova funzione in accessibilità che permette di ridurre i punti di bianco nell'interfaccia di iOS. Inserito il nuovo tasto nuovo appunto per le stazioni di iTunes Radio. E poi adesso una novità che ci hanno segnalato è che lo switch tra rete 3G e rete 4G, per chi chiaramente ce l'ha a disposizione, non io in questo caso, è diventato più rapido. Quindi, queste sono principalmente le novità di iOS 7.1 beta 3. Trovate le novità di iOS 7.1 beta 2 già in un altro video sul nostro canale. Chiaramente la beta 3 è più recente, quindi è comunque più vicina a quella che sarà la versione finale. Se avete domande o dubbi, vi ricordo che potete lasciare un commento qui sotto nel video, oppure collegarvi su iPhoneItalia.com e commentare l'articolo dedicato appunto all'aggiornamento di iOS 7.1 beta 3. Anche per oggi quindi è tutto, un saluto da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.